È successo che non solo i centri sociali, tutta una serie di forze in questo momento stanno cercando di bloccare Forza Nuova, di fare in modo che Forza Nuova, Italia e gli italiani non parlino e non partecipino a queste elezioni. Questo è il vero tentativo. I centri sociali fanno solo la parte più becera del lavoro. Però il dato di fatto alla fine è che noi abbiamo parlato, abbiamo fatto il nostro comizio a Bologna e come oggi li faremo qui e tutto il resto della Lombardia e domani in Veneto. Quindi il nostro giro va avanti tranquillamente nonostante i tentativi di tapparci la bocca. Ecco, sabato scorso qui a Piacenza c'è stato un corteo, come lei sa, 4 carabinieri almeno feriti e stamattina la solidarietà manifestata da un sindacato autonomo nei confronti degli arrestati. Voi andate avanti comunque? Noi andiamo avanti comunque e siamo abituati da 20 anni a dover sopportare i tentativi soprattutto di diffamarci e calunniarci, ma poi anche il tentativo fisico ogni tanto di aggredirci. Fisicamente noi se si tratta di difendersi ci difendiamo, non abbiamo nessun problema in quel senso, ma la cosa più importante è che politicamente noi riteniamo che le nostre idee in questo momento vengono accettate dalla maggioranza silenziosa, quindi quel che stanno facendo questi signori è cercare di bloccare l'incendio politico che sarà determinato dal fatto che gli italiani si riconosceranno e si riconoscono sempre di più nelle nostre idee. Vi accusano di essere razzisti. Noi dall'inizio delle nostre attività, 20 anni fa, abbiamo sempre detto che è importante che ogni popolo abbia la propria terra e ogni terra abbia il suo popolo e in particolar modo adesso i vescovi africani nigeriani hanno fatto un appello molto bello, molto importante perché tutti i nigeriani tornino nella loro terra a ricostruire la propria economia ed è esattamente quello che noi riteniamo fondamentale avvenga.